c'è una terra nel mare scuro, Creta. Molti uomini in essa vi sono, infiniti, e 90 città. Tra esse è Cnosso, nella quale regnava Minosse, confidente del grande Zeus. Minosse fu il primo ad armare una flotta di navi, estese il suo potere su tutte le Cicladi e contrastò la pirateria. Secondo la tradizione, per i greci Minosse è realmente esistito, ha liberato il mare dai pirati, quindi è un portatore di leggi e di civiltà. Ulisse infatti lo chiama confidente di Zeus, il dio dell'ordine cosmico. Il mito però ci trasporta in un altro territorio dove uomini e dei sono legati in modo molto intimo. E nel mito Minosse non è il confidente di Zeus, è suo figlio, nato dall'unione del dio in forma di toro con la fanciulla fenicia Europa. Chiese a Poseidone di far emergere un toro dal mare e promise che glielo avrebbe sacrificato. Poseidone fece apparire per lui un toro bellissimo, ma Minosse mandò il toro tra le sue mandrie e a Poseidone ne sacrificò un altro. E infatti Poseidone si infuria per la promessa mancata e punisce Minosse con una certa crudeltà molto raffinata. Fa innamorare sua moglie, che si chiama Pasifae, proprio di quel toro bellissimo. Poseidone si adirò con Minosse perché non aveva sacrificato il toro. Perciò lo rese selvaggio e fece in modo che Pasifae concepisse una passione per lui. Consumata da questo desiderio mostruoso, la regina trova il modo di accoppiarsi con il toro grazie all'aiuto di un profugo ateniese che si chiama Dedalo, il quale, in cambio della protezione di Pasifae, costruisce per lei un simulacro di vacca. Egli fabbricò una vacca di legno montata su ruote, la prese e la scavò all'interno, poi la rivestì con una pelle bovina. Infine, vi fece entrare Pasifae. Il toro si congiunse a lei, come se fosse realmente una vacca. Dall'unione nasce Asterio, creatura con corpo umano e testa e muso di toro. Viene chiamato il Minotauro, il toro di Minosse, e per custodirlo, imprigionarlo e tenerlo nascosto viene costruito un edificio speciale da cui una volta entrati non si esce più, il labirinto.